Possiamo dire che, eccetto la domenica, perché l'anno scorso chiaramente era inserita nell'open day, quindi non, chiaramente il raffronto non fa testo, insomma, perché si basava su due proposte tariffarie completamente diverse, Sì. un open day gratuito contro una giornata a pagamento, quindi come può pensare non è possibile il raffronto, però se escludiamo la domenica e ci basiamo sugli altri dati c'è un incremento, insomma, rispetto agli anni scorsi, insomma, che presuppone, insomma, un andamento sempre più positivo e confermerebbe già i dati che abbiamo dei primi 3 mesi del 2016, che vedono proprio un incremento sia di pubblico che di introiti del museo. Sono dei dati importanti perché ci sono anche pubblico straniero, quindi turisti che sono venuti, insomma, in occasione della Settimana Santa, e comunque direi anche una buona frequentazione dei tarantini, che non è da sottovalutare, visto che il problema di questo museo è proprio che è scarsamente conosciuto proprio dai tarantini, che lo Sì. frequentano ben poco, e che quindi, diciamo, noi intendiamo veramente lavorare molto sul senso di appartenenza, insomma, che bisogna veramente, c'è, cioè, un concetto proprio importante su cui lavorare, perché in realtà il dato importante è sempre da che non va sottovalutato e che invece va valorizzato, è che il fatturato di un museo non sono solo le sue entrate economiche, ma anche la cultura che trasmette ai cittadini e in primis ai cittadini del territorio, insomma.